Amici di Android Blog, siamo allo stand Wico del Mobile World Congress 2014 di Barcellona in compagnia della linea Adrenaline e precisamente del Wico Wax. Questo Wico si differenzia rispetto al resto della gamma come processori rispetto ai MediaTek che equipaggiano gli altri smartphone, perché questo è equipaggiato con un Nvidia Tegra 4 e questo implica che il telefono comunque sia un mono SIM e non un dual SIM. Quindi Wico differenzia la sua gamma anche in questo segmento di mercato. Andiamo a vedere subito il terminale, che presenta un piccolo LED di stato qua in alto, i vari sensori e la fotocamera frontale. I tasti sono al di fuori del display, quindi sulla cornice, sul bordo inferiore, sotto il microfono principale, e posteriormente abbiamo la camera da ben 13 megapixel con il flash LED e l'autofocus e la feritore per i suoni di sistema. Sul lato sinistro bilanciere del volume e tasto di accensione e spegnimento. Quello sinistro invece è pulito. E per quanto riguarda le altre caratteristiche, troviamo un display 4,7 pollici HD. Ricordiamo che questo Wico è un device LTE 4G, quindi altra importante innovazione. Vediamo come il menu sia praticamente quello di Android stock senza nessuna personalizzazione. Questo implica una fluidità davvero buona del terminale. E per quanto riguarda il prezzo, ci è stato detto qua da Wico che potrebbe stare sotto i 200 euro nel nostro mercato. Questo lo mette direttamente in concorrenza con mostri sacri come il Moto G, al quale può davvero rendere la vita difficile. E per quanto riguarda invece l'assistenza nel nostro paese, che è molto importante per un marchio nuovo come Wico, ci è stata garantita una riparazione o un'eventuale sostituzione del modello entro 72 ore dall'inizio della pratica di assistenza. E quindi non vediamo l'ora di vedere come si presenterà sul nostro mercato questo nuovo prodotto, che è davvero interessante. E per questa piccola preview è tutto. Un saluto da Alessio per AndroidBlog.it.